Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Filippo e siamo qui con Deadly Premonition Origins. Nello scorso video siamo morti giusto un paio di volte in quel stupido particolare, ecco, dai, hide and seek con quel cappotto rosso armato di ascia, che una certa ce l'ha anche lanciata, e poi ovviamente gli è ritornata in mano come se nulla fosse. Dovevamo tornare all'ascensore perché noi avevamo comunque ripristinato la corrente, quindi sbarra in mano e andiamo via. Ovviamente la strada non me la ricorderò né mo né mai, però facciamo un tentativo. Allora, tanto qua c'era dell'acqua, che non è propriamente... Vabbè, non importa, è acqua. Fingiamo che sia acqua. Poi, la segheria abbandonata, tutto sto complesso, sta... Boh. Allora... Che... Ma dai! Scappa? Corre... no. E si gira con calma. Ehi, corri! Si gira con calma. Sali. Ma perché vai così con calma? E quello che cazzo fa? Scendi, ma cos'è? Oh! Ma che è sta co... Spingi, ma co... Spingi! Gesù... Ma quanto corre? Perché adesso corre il tizio? No! No, che cazzo è su... Perché fe... Corre... Ma che succede? Ma perché si ferma? Ma che qui... Ma che cos'è sto... Madonna! Non sto capendo! Non sto capendo niente! Scendi, via! Ma perché si ferma? Madonna mia! Che palle non vedere un cazzo! Salta giù! Quello corre, si ferma, ogni tanto ha degli scatti di lucidità, ogni tanto no... Non si capisce cosa vuole fare. Forse dovevo spaccare tutte le cose. Poteva placcarmi, ma non lo fa. Perché? No! Mi sono consumato il palmo. Merda, ma no, io stavo scappando. Scappa. Merda, no. Era criptato. Merda. E dice, ma come è possibile avermi raggiù? Dai! Corri tesoro! Che cazzo caldi da solo! Cos'hai da cadere? Ma perché? Ma no! Ma vaffanculo, vai! Ma cosa? Scappa! Corri! Ma non ho più il palmo! Non ho più le impronte digitali! No, le impronte digitali non sono sul palmo! Ma che cazzo sto dicendo? Apri! Madonna, che fatica. Con calma. Ancora? Sì. Mamma mia. Madonna, ma chi me l'ha fatto fare? Oh, via. No, niente. Pensavo fosse finito. Questo fa le cose strane. Prendi l'ascensore. Vai. Quello tanto. Corre. Alleluia. Siamo arrivati? Non dimmi che non si apre. Che cazzo è successo? A rallenti? Oddio santo, non ho più il palmo. Quello è poco, ma c'ho il palmo in fiamme. Ok, ma io adesso così lascio bellamente perdere. Guarda, sì, no. Aia, bastardo. Muori. Sì, signore. Si sposta, grande. Bene. Siamo scappati. Io sinceramente faccio ancora fatica a credere a quello che è successo, perché non ha senso. Non ha senso quello che è successo. Cadeva da solo, spingeva con calma, il killer si fermava, ti guarda. Boh. 30 euro. Lo rimarco, nel senso, qualora voi aveste 30 euro, io ve la butto lì, costa 30 euro. Con 30 euro mi viene Cyberpunk.
Mo, non voglio fare paragoni. Però, sicuramente questo è meno bagato di Cyberpunk. Però, voglio dire, dove siamo arrivati? Anco, ma che cazzo sei, Superman? E m'ha preso. Che cazzo? Ma che devo fare? Ancora? No, ho premuto X anziché Y. Porca puttana, perché passo da Xbox a Nintendo e i tasti sono invertiti. Cazzo, no! No, dimmi che ricomincio da qua. Non dire dalla corsa, perché mi viene male, perché spengo. Il video esce così, è perfetto. E la prossima parte non so neanche quando la farei, se no. Benissimo. Allora, Y è qua, X è qua. Madonna, tasti invertiti, vero? Passando da Microsoft a Nintendo, porca troia. Anzi, da Xbox a Switch. Cazzo. Allora, prima si scappa. Che poi ha una finestra di riflesso bassissima. Bassissima. Ok, Y. Ehi! Madonna! Cioè, dura un pochino. Non fai neanche il tempo a capire cosa devi schiacciare, che hai già avuto il tempo. Mi traietta a X, a destra. Cazzo. Aspetta. Oh! All'ascensore è sparato. Ah, giustamente perché si chiuda. Giusto! Cioè, tu con la pistola hai mirato al pulsante dell'ascensore. E ovviamente il proiettile ha colpito dando l'input piuttosto che friggere il sistema. Giusto. Giusto. E abbiamo trovato anche l'ultimo indizio. E siamo tornati da soli qua. Va bene. Ma non eravamo andati più su Bowen? Non faccio domande. Non lo so. Ma questo gioco è tutto fottuto. Abbiamo l'idea. Minchia, che fatica! Che fatica la segheria! Mamma mia! Ok, quindi questo l'ha uccisa. E fin qua. Credo. Non si capisce molto in realtà. Sì, l'ha legata. L'ha legata. E c'è il simbolo della pace. Rovesciato, lei che scappa in sexy lingerie. Si spezza l'unghia. Ma viene probabilmente raggiunta. Ora, in questa scena, quello dovrebbe essere il tizio incappucciato, no? Perché sembra mezzo uomo, cioè ha un taglio a caschetto abbastanza femminile, ma delle spalle da uomo. Non capisco. O hai fatto talmente male il gioco probabilmente. Va bene. Ovviamente nessuno da fuori si è reso conto di questo che era dentro. Quindi, ok, no sense, ma va bene. Si è fatta notte, si è fatta una... Quindi ti ha aspettato tutta la notte, ti hanno aspettato tutto il giorno, praticamente. Se sono ancora fuori, si mettono una statua, si meritano. Sono ancora fuori. Sì, probabilmente sono ancora fuori, da come hai salutato direi di sì. Cassetta pronto soccorso piccola per recuperare poca energia. Minchia, ma tutto il giorno. No, not that I know of. No, tesoro, non. That raincoat is a little odd. Solo l'impermeabile, un po' tutto è strano. In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school and I never really understood why. Quindi quando piove non escono. Can you shed some light on this, George? No. Well, there's an old story. E giustamente, no, perché tu sei quello figo con la nerchia di 30 centimetri, no? Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. Che twist! A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Però not many people still believe it. But I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it Minchia. Rains. School's out too. And since there's no reason to go out, not many people ever wear raincoats.
Minchia, addirittura. And quando piove nessuno esce. Lo dice che ha trovato la vostra schiena. Our backs? Is this related to the case? The person with the upside down peace mark in that photo we found. Ok, e fin qua. He's our killer. Capovolto è il nostro assassino. And what makes you so sure about that? Zack and I saw him kill Anna in the lumber mill. He killed her. Right in there. L'abbiamo vista. Oh, ci va. Please don't ask me about that. È giusto, è la sua personalità dissociata. Anyway, by showing me your backs, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. Offensivi. Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. Mm-hmm. Lei lo fa lo stesso? George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Emily, are you crazy? Look, we flash our backs and giusto. He'll start trusting giusto. Us. Giusto. Ecco, come inserire nudità! Right. Ecco. Agent York. Cosa mancava in tutto ciò? Nudità. Vabbè, nudità, prima devi dire. Tocca alla signora Emily. E non fumare, guarda, no? Che poi ti dice che non hai guardato. Cos'è? È un taglio? Perché è così chiaro il tutto? Are you satisfied now? Yes. My apologies. Perché era... Perché è diventato color neve? Yeah, ok. I can't refuse it now, can I? Perché era così bianco? Don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. Sì, dai. Anche te, ti leviamo dai sospettati. Così almeno potete darmi la mano nelle indagini, perché io mi cacco andare da solo. Ah, no, che sguardo nerboruto. Porca troia, e quelle? What are these scars? Just like your Mr. Zack. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Minchia. Just like Zack. We can understand that, right, Zack? Okay. Anyway, this will make things a lot easier from now on. I'm glad. Va bene, quindi loro li ha scagionati praticamente, quindi aiuteranno nel caso? Verranno con noi più spesso? Non si sa. If anyone is suspicious around here, it's him. Ma cosa? È appena arrivato. È un po' matto, ma no, I don't think so. È un po' originale. But he certainly is the most irritating. We've studied the crime scene. You know what we have to do. Comprare delle armi? George. Can we arrange to have the town folk gather in one place? Ma io volevo delle armi. Things I want to address with the town folk. Very well. I'll arrange to have as many as possible gather. Ok, possiamo andare a prendere le armi? Thank you, George. Possiamo andare in armeria? Sì? Sì? No? No? Sì? Vediamo. Allora, tempo trascorso. 3 ore e 12, di cui non so quante morti. 4 sconfitte. Nemici sconfitti 64. Vabbè, ho fatto 4 game over. Ricompensa in denaro? Sì, che tanto, che cazzo spendo? Ho tanti soldi, ma fammi spendere. Fammi prendere munizioni. Vabbè, dai, salvo tanto. Salvo più, salvo meno. Non mi costa back, everyone. Con quanti frame me l'hai detto? Bentornati a tutti. Let's meet up at the community center. Ok. Io però vorrei vorrei far come? Vediamo un attimo se si riesce ad andare a prendere questo cazzo di munizioni, ma non ricordarsi la strada. Ok, quindi tra le 15 e 17. Quindi prima sono libero. Questo sarebbe il timing. Perché il gioco va. Allora, si può dire tante cose negative al gioco, per carità, che è un po' particolare, un po' così. Con quanti frame mi parli, Thomas? Però, il fatto delle ore, era, per l'epoca, era carino, originale. Originale, che cazzo ti accucci?
Perché questo? Perché alcune missioni secondarie, robe secondarie, si potevano fare solamente in arco di ore, vedete, limite, ben specifico. Quindi, se uno voleva praticamente finire il gioco al 100% completando anche tutte le quest secondarie, che noi non faremo perché già così ho difficoltà, figuriamoci a fare tutte le quest, anche perché devo... dove devo andare adesso? Non lo so. Dove devo andare? Madonna mia, che... no, di qua no. Dicevo, tutte le quest, si arrivava poi alla fine a prorogare continuamente, a spostare la l'indagine, perché alla fine, insomma, dove devo andare? Qua. Sposta mirino. No, aspetta, ho sbagliato. Ok, però io come faccio a... il problema è che il gioco non mi dà indicazioni ben precise. No. Ma porca. Quindi, scusate, devo andare... devo uscire intanto dalla strada. Quindi andare per di qua. Andiamo intanto al punto. Cioè, dovrei andare in Armenia. Però effettivamente i soldi è sempre stato un po' un fattore un po' particolare nel gioco. Con chi parla? Sei da solo. Ma che cazzo parli? Ma... dicevo, quindi... No! Madonna! Quindi... c'è anche una gara da fare. No, non faccio... non faccio attività gara. Poi chissà che cazzo succede. Quindi per... la cosa era abbastanza particolare che in un'avventura grafica barra horror barra film interattivo... no, film interattivo magari no. È una bestemmia per i veri film interattivi. Avventura grafica, horror, ci fosse anche spazio per sezioni open world. Quindi, insomma, era un po' particolare per l'epoca. Non è stato neanche recepito così male, solamente che se io vado in giro a dire a qualcuno: ah, conosci il Dead Primo Minuto? Mi dicono, boh, no, forse. Ma posso anche mettere le frecce. Cioè, guardate in basso, le frecce ci sono. Vabbè, stupendo. Io però devo capire dove minchia andare. Probabilmente non lo capirò mai. Cerchiamo di... teniamo la freccia. Ma non lo so. Dovrei andare in teoria all'hotel a riposare. Ecco, una cosa che non mi piace è che non c'è lo spostamento rapido. E io, francamente, farmi ogni volta... ogni volta... dove devo andare? Vado su... vado tutto su, tutto su, tutto su, tutto su, più o meno tutto su, 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 no, ma dove... allora, la mappa è la cosa più brutta che potessero fare in sto cazzo di gioco. Cioè, non ce ne scappa, la mappa fa cagare, la mappa fa cagare, e io non so perché... non hanno implementato, l'hanno rifatto su Switch, ma dico io, metti a posto la mappa, non si capisce quello che devo fare. Cazzo, o meglio, dove sono io? Dove sono? Io devo andare qua. Centro comune, ma devo andarci domani. Io non ho idea, non ho idea. Siccome non ho idea neanche io di quello che devo fare, e sinceramente girare a vuoto non va né a me né va a voi, perché ne va anche della vostra psiche mentale, sinceramente. Ragazzi, il video di oggi, l'episodio di oggi termina qui, perché sinceramente non so neanche dove andare, contando che devo andare domani, cioè deve essere le 15, quindi ho tutta la notte libera, però non so neanche come far passare il tempo, effettivamente. Quindi, ragazzi, il video di oggi termina qui, noi ci vediamo nel prossimo video. E nella speranza di capire bene dove andare, come adesso farò un attimo un po' di giri, giusto per capire un po' sta cazzo di città. Tanto tempo ce n'è. E se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, un bel like, una bella condivisione. Iscrivetevi al canale, anche perché sti giochi, cioè non è che devo sopportare, devo sacrificarmi solo io. Guardateli anche voi, sacrificatevi anche voi un pochino, scusate. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.